Non è arrivata nessuna sanzione per i 12 club coinvolti nel progetto Superlega, almeno per il momento. Questo è quanto ha deciso la UEFA nel comitato esecutivo che si è riunito venerdì. Il tema non era all'ordine del giorno, ma è ovvio che i massimi dirigenti della Confederazione del Calcio Continentale abbiano affrontato anche questo argomento. Nella nota ufficiale la UEFA si limita a sottolineare che il comitato esecutivo è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi riguardanti la cosiddetta Superlega, comprese le opzioni a disposizione dell'associazione e le possibili mosse che sta prendendo in considerazione. Archiviata la vicenda Super League, ora c'è chi vuol fare causa ad Agnelli. In campionato l'Atalanta ha fallito l'assalto al secondo posto al Milan. Gol di Malinowski, poi tante occasioni mancate, l'espulsione di Gosens e il pareggio della Roma con Cristante. Il Napoli ha strapazzato la Lazio per 5-2, protagonista Insigne, doppietta. Azzurri verso la Champions. Da domani 33esima giornata. Mentre l'Inter contro il Verona cercherà altri punti per lo scudetto, il Milan andrà sul campo della Lazio lunedì con Ibrahimovic. L'Atalanta ci riproverà contro il Bologna per il secondo posto. Fiorentina-Juve, altra partita scottante per la rivalità storica e per la classifica. Caldo anche il confronto fra Torino e Napoli, dove saranno in gioco salvezza e Champions. Cagliari-Roma, terza vittoria per i sardi, i giallorossi prepareranno lo scontro col Manchester United. Il Parma cercherà di rialzarsi contro il Crotone. Il programma prevede pure Genoa-Spezia, Sassuolo-Sampdoria e Benevento-Udinese. Nonostante la pandemia di Covid-19, le scuole di vela hanno fatto comunque registrare lo scorso anno un boom di iscritti. Merito di uno sport, ha ricordato il presidente della FIV, Francesco Ettorre, che si pratica all'aria aperta e sa trasmettere sicurezza. Nell'anno della pandemia, in piena pandemia, le nostre scuole di vela sono state un boom, sono state prese d'assalto, indubbiamente favoriti da uno sport che si pratica all'aria aperta, uno sport che ha saputo dare il proprio valore di sicurezza, e quindi noi ci auspichiamo che anche quest'anno, dove la pandemia speriamo sia la coda finale, possa essere un grande successo per le scuole. E Torre è poi certo che lo spettacolo dell'ultima America's Cup, con Luna Rossa protagonista, attirerà nuovi praticanti. La Coppa America ha dato sicuramente un segnale per il nostro sport importantissimo, sentire i telegiornali, vedere i giornali che parlavano di vela, parlare di Coppa America ci ha riempito di orgoglio, abbiamo avuto una grande visibilità in questo mondo, anche se la Coppa America rappresenta il massimo dello sviluppo tecnologico, però si parla sempre di vela, alla fine sono emersi i valori degli equipaggi, sono emersi il valore del singolo uomo, quindi indubbiamente ha dato un grande rilancio e io sono convinto che questo rilancio poi si tramuterà nelle nostre scuole di vela, tanta gente che si è appassionata nel vedere la coppa poi magari porterà i propri figli alle scuole di vela. Meritocrazia e gioco di squadra. Questi i due capisaldi della Federazione Italiana Triathlon del presidente Riccardo Giubilei. In un'intervista all'agenzia Italpress, il nuovo numero uno della FITRI ha spiegato i punti fermi per il prossimo quadriennio. Sappiamo di poter fare grandi passi in avanti puntando appunto sul merito, che è una condizione a cui ci si affida quando non si vuole mai sbagliare. Noi abbiamo molte eccellenze nel nostro sport, nella nostra comunità che è molto unita e quindi ripartire da lì è per noi essenziale, proprio per un cambio di passo, quel cambio di passo che è auspicabile, che vogliamo raggiungere, soprattutto considerando le grandi potenzialità della nostra disciplina, che è in grandissima crescita. Sullo sfondo le Olimpiadi di Tokyo, con obiettivi e grandi speranze. Le aspettative sono di fare la cosa migliore possibile, io sono mediamente scaramantico, non mi trascinate in questi tipi di ragionamenti, i nostri ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro e quindi ci aspettiamo che loro facciano il meglio
supportati da una federazione che sa seguirli con passione, dedizione e professionalità.